questo quadro sicuramente l'hai visto moltissime volte. Stiamo parlando dell'urlo del pittore norvegese Edvard Munch del 1893, attualmente conservato alla Galleria Nazionale a Oslo. È certamente l'opera più celebre dell'artista e forse uno dei quadri più famosi al mondo. Fa parte del fregio della vita, un insieme di tele riunite secondo quattro temi fondamentali: seme dell'amore, sviluppo e dissoluzione dell'amore, angoscia, cui appartiene l'urlo, e morte. Il fregio della vita fu esposto per la prima volta nel 1902, in occasione della quinta edizione della Secessione di Berlino. La scena rappresentata è ispirata a una località nei pressi della città di Oslo, un sentiero sulla collina di Ekeberg. Sì, perché il quadro è prettamente autobiografico. È lo stesso pittore a indicarci, in una pagina di un diario, le circostanze che hanno portato alla sua genesi. Camminavo lungo la strada con due amici, quando il sole tramontò. Il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue. Mi fermai. Mi appoggiai stanco morto a una palizzata. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura. Sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. Munch tentò di trasporre questo tramonto rosso sangue in una tela in grado di restituire quella visione che egli stesso provò in quella sera d'estate. In realtà, questa profonda crisi interiore che provava l'artista era decisamente ispirata alla sua vita personale. La morte prematura della madre e la sindrome maniaco-depressiva del padre segneranno l'inquietudine che lo accompagnerà per tutta la vita. Munch iniziò a dipingere all'età di 17 anni e le sue opere sono un manifesto della depressione che gli fece sfiorare la follia. Ma cosa rappresenta il quadro? Dal punto di vista iconografico, l'urlo presenta in primo piano una figura androgina che, comprimendosi la testa con le mani, trasmette grande espressività e forza psicologica. Il pittore decide volontariamente di non renderlo identificabile, in maniera tale da potergli attribuire qualsiasi identità. Quest'uomo è ciascuno di noi, è l'intera umanità. Perché grida? Il suo grido è una reazione primordiale e profonda. L'essere umano raffigurato è terrorizzato e sofferente. Ma qual è la causa della sua angoscia? Paura, smarrimento, solitudine, i grandi temi indagati dalle grandi menti dell'epoca. Quello che ci colpisce sono anche due personaggi a sinistra, completamente indifferenti riguardo quello che sta accadendo. Queste due figure umane sono sorde sia al grido sia alla catastrofe emozionale che sta angosciando il pittore. Non a caso sono collocate ai margini della composizione, quasi volessero uscire dal quadro. L'opera di Munch rappresenta dunque l'indifferenza delle persone nei confronti del dolore altrui e la falsità dei rapporti umani, e indica in senso più ampio il dramma esistenziale della collettività che vive in uno stato di smarrimento e insicurezza generale. Nel dipinto prevalgono i colori caldi dello sfondo, nel cielo, fluidi e vorticosi predominano i toni dell'arancione. Il sentiero e il paesaggio sembrano illuminati da una luce semibuia. Le forme sono contorte e i colori disposti in modo personale. La natura è sconvolta. Tutti gli elementi sono allo stesso tempo reali e irreali. Reali perché partono da dati plausibili della realtà, l'essere umano, il ponte, le due figure che camminano, il tramonto. Irreali perché esagerati, ingranditi, sconvolti, portati all'eccesso. Quello che parla è l'interiorità, è lei che detta le regole della visione. Quest'opera è puro espressionismo. In ogni caso, in questo dipinto si è consuetudine riconoscere l'angoscia esistenziale dell'uomo moderno nel passaggio dall'Ottocento, dai grandi progressi tecnologici, al Novecento. Prima di questo quadro, Munch aveva realizzato più versioni e un'altra chiamata Disperazione del 1892, una sorta di preludio narrativo della vicenda emotiva dell'artista.
ossia di quell'uomo senza volto che, attratto dal vuoto angosciante del paesaggio, si ferma ad ascoltarne il grido. Ti è piaciuto il video? E allora, se ti va, lascia un commento e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle prossime novità.